I tempi di oggi sono molto diversi perché l'energia è cambiata e quindi è necessario lasciare i dogmi, le religioni del passato e sentire con il cuore. Io ho scritto proprio recentemente un libro che si chiama Le 12 porte, come imparare ad essere uno. Cioè sono un percorso che viene insegnato da Gesù, quindi è un insegnamento divino per proprio i tempi di oggi. Cioè lascia la paura, lascia il vecchio e prendi il nuovo. Il nuovo lo senti attraverso il cuore. Sulla legge d'attrazione sono state dette e scritte tantissime cose. In realtà la legge d'attrazione si basa su una legge molto più importante, che si chiama legge di intenzione, perché tu non attrai niente se non riesci prima a mettere l'intenzione in quello che vuoi. E sapete perché spesso non otteniamo niente? Perché non abbiamo abbastanza intenzione, abbastanza forza, abbastanza volontà e abbastanza desiderio di ottenere le cose. C'è una bellissima frase di Paolo Coelho nell'Alchimista, in cui dice: se tu desideri con forza una cosa, tutto l'universo cospira per fartela realizzare. Pensa che bello, tutto l'universo cospira per fartela realizzare. Su questo si basa la legge di attrazione, cioè per attrarre. E io insegno anche che anche i segni si possono attrarre. Ricordatevi il Vangelo, chiedete e vi sarà dato. Su angeli e arcangeli, che sono quelli che ho la fortuna in questo tempo di ascoltare, è stato detto, è stato scritto di tutto, ci sono milioni di canalizzazioni di tutti i tipi. Io dico che avete uno strumento meraviglioso per comprendere se chi parla è davvero qualcuno che vi può insegnare qualcosa. E questo strumento è il vostro cuore. Quello che passa attraverso il vostro cuore, voi sentite se è qualcosa che vi dà, che vi dona qualcosa. Se invece passa così, senza lasciare niente, lasciate perdere. Non che non vada bene, ma non è per voi. Quindi oggi sempre più angeli, arcangeli, tutto il mondo spirituale è in fermento, perché ne abbiamo bisogno di questi nuovi insegnamenti. Io sono proprio uno di quelli tra i tanti che cerca in tutti i modi, attraverso le canalizzazioni con gli arcangeli, con Maria Maddalena, con Melchisedec Gesù, eccetera, di portare le buone notizie, le buone novelle, soprattutto i nuovi insegnamenti, quelli adatti per il tempo di oggi.